Signore e signori, buonasera. Siamo alla 70ª di fatto puntata di Allora di Amadeus, puntata breve questa sera, perché breve, dinamica, perché abbiamo con noi un grande giornalista e scrittore che ci telefona dal suo posto di lavoro, ci telefona. Mi è scappato, ci telefona perché stavamo parlando prima, vero Guido Sciacaluga, di cose antiche e io ho detto ci telefona come le cose antiche, vero Guido Sciacaluga? L'ho Studioso, detto ci telefona. telefonata, come dicevano, allunga la vita. Allunga la vita, sì. E saluto anche Domenico Tigani. Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao. Sei sempre elegante anche con una maglietta, Domenico. sai. Allora, siamo qui. Vi presento un vecchio amico. Un vecchio amico, io ho iniziato con lui, poi io ho fatto l'insegnante, lui ha fatto, infatti lui è un vero giornalista, io no. E lui ha fatto il giornalista e lo fa bene e corrisponde al nome di Giovanni Mari. Giovanni. Mai Non si beccato. sente. Come non Ho si sente? beccato, ho beccato. Sì, no, ora si sente. Mai beccato e io ci sto, mi sono fatto prendere, però non ti credere, io nottetempo sogno di fare l'insegnante, quindi chissà mai che un giorno. Sì, io invece ogni tanto faccio finta di fare il giornalista come adesso. Però, bah, sei sicuro che sia più divertente fare il giornalista? No, io l'ho provato a fare il giornalista, no, però ti so dire la differenza. Ad esempio, ti sto parlando dal mio ufficio e non da casa. Quindi Lo vedo. dietro di me ho dei pannelli brutti, noiosi, queste stanze con linoleum e i neon, e non ho dei bei quadri, ossia, beh, non lo so, come hai tu dietro. E tra un po' devo correre di là a lavorare, e tra un po' magari mi busserà il vice direttore chiedendomi dove sono finito, ma questo fa parte del rischio. Fa parte del rischio, fa parte del gioco, sì, ora non è. Però siamo contenti di averti qui. Dunque, siamo contenti di averti qui prima di tutto come uomo e poi come, no, non come maschio, come uomo. Perdonatemi la battuta un po' politically incorrect, no, come essere umano. Sei uno che ha indagato nel corso degli anni la politica ligure nazionale. Come si è ridotta la politica ligure nazionale? Te la dico con una battuta, veramente non vuole essere presuntuoso, veramente, perché non è un unicum mio, vale per tutti i colleghi. Un tempo noi giornalisti che ci occupavamo di politica andavamo dai politici, dall'onorevole, dal ministro, senza timore reverenziale qualcuno, ma queste persone qualcosa ci insegnavano, qualcosa di più di noi sapevano. E oggi no. Oggi spesso e volentieri per far capire una domanda dobbiamo perderci 10 minuti perché il nostro interlocutore non capisce di cosa parliamo, ma Non capisce italiano? non capisce il termine tecnico. No, l'italiano lo sanno, magari non forbito, ma lo sanno qualche trucco semantico. Si arrampicano sull'italiano, è che non sanno le cose. Cioè, parlare di infrastrutture con un politico è proprio molto molto difficile. Parlare di legge è molto difficile. Non lo voglio dire perché non ho avuto esperienza diretta, ma temo sia difficile anche parlare di Costituzione con molti, molti politici. Per darti la conferma di questo, non credo una legislatura fa, fosse ci sia stato un'indagine all'interno del Parlamento, sulla Costituzione e c'erano dei buchi, delle voragini pazzesche. Non è qualunquismo, questo discorso qua non è un discorso qualunquista, anzi, i politici che incappano in questi errori sono spesso quelli che fanno del qualunquismo la loro arma. Però è molto triste vedere inciampare delle persone che dovrebbero rappresentarci, dovrebbero lavorare per noi, vederle inciampare
su tematiche che invece dovrebbero governare al meglio e dovrebbero essere loro a metterci in difficoltà noi, e capita invece spesso il contrario. Sai che queste comunicazioni così con lo schermo spaccato a metà sono strane, no? Perché tu, allora, cosa succede? Succede che tu cerchi di guardare negli occhi il tuo interlocutore, siccome poi la telecamera è girata al contrario, vai dall'altra parte. È una cosa strana. Senti un po', questo tipo di comunicazione, Covid a parte, ha futuro o non ce l'ha? Dunque, io durante il Covid mi sono messo in testa di sentire un po' di gente, anche se era chiusa in casa, di andarla quindi a stanare con questo sistema. StreamYard, che tu usi, l'ho usato anch'io per fare una serie di interviste durante l'emergenza, dal medico primario esperto fino alla vecchina che mi ha parlato in genovese. Devo dire che nella malattia odierna della comunicazione, che fa del video la parte principale, dico malattia perché tu fai una trasmissione molto interessante, lenta e colta, ma il web è dominata da trasmissioni veloci, ignoranti e rozze, che quindi fanno la voce grossa e arrivano a più bersaglio di quanto le trasmissioni serie facciano. Quindi nella malattia di questo sistema però vedo che funziona, perché se la montagna non va a Maometto, Maometto che va alla montagna, e io quando ho sentito il professore di Reggio Calabria che mi raccontava l'emergenza Covid da un'altra prospettiva, beh, ho visto che è arrivata molta più gente rispetto a quanta gente ha contatto col giornale di carta in quel momento lì, dove forse la gente andava anche meno in edicola. La vecchina in genovese, beh, ha reso molto di più in video che di carta, perché l'espressione tipica di una vecchina genovese che parla in genovese fa un certo effetto e non lo fa per niente una frase glaciale scritta su una colonna di giornale, magari con qualche refuso. Per cui è indubbio che il mezzo è potente, è bello, è figo e dovremmo anche noi anzianotti prendercelo e farlo nostro. E noi siamo anziani, eh? Anzianotti, anzianotti. Sì, io sono più vecchio di te, poi credo. No, i capelli mi sa che ce n'hai un po' più di me. Vabbè, non so, ma ai tempi ce ne avevamo tanti tutte e due. Io mi ricordo tanti miei capelli, tanti, tanti miei capelli, ma non ci sono, non ci sono più. Oddio, possono Comunque, tornare, eh? Ci sono stati dei presidenti del Consiglio che se li sono fatti tornare i capelli, ma ma non quelli me la. sono Più miracoli. che miracoli sono soldi. Sì, i soldi fanno miracoli. Certo. Eh sì, certamente. Ma cosa insegni niente Luca adesso? Io insegno italiano e latino. Ma che bello. Io vorrei insegnare storia. Anche Anche storia, sì. storia, ma Sì. piano. La mia prova di storia era terribile e nonostante Che scuola hai fatto tu? lo scientifico Sì, ma e quale? nonostante no, no, non lo dico, sennò è rintracciabile. Nonostante io ancora adesso posso dire che amo la storia, questa professoressa me l'ha fatta studiare in un modo aberrante. Mi aveva fatto prendere un block notice e diceva: ragazzi, tutte le date che incontrate sul libro le mettete sul block notice e dovete saperla a memoria. Per carità, qualche data importante, cioè 202 Scipione batte Annibale a Zama, 202 a.C., è anche Sì. importante ricordarselo, no? Però, insomma, 216 canne anche, ma 203 Campi Magno no, dai. No, infatti. Secondo te le nuove generazioni dovrebbero studiare un po' di più storia? Anche Sì, ma mica è colpa perché, loro se non le studiano, eh. sì, certo, no, anche perché qualcuno dei nostri ospiti nelle sere scorse ci ha detto che studiare storia per le generazioni nuove è fuorviante. Non credo, credo che sia un errore. Penso che sicuramente la storia la scrivono i vincitori e dobbiamo arrenderci a questo fatto, perché sennò la storia stessa non esisterebbe. Però non solo oggi abbiamo un sapere sterminato che non è più solo libresco, ma è anche grazie a questo mezzo che è la rete, che se vai a cercare fonti affidabili ti consente di sapere tutto e molto di più di quanto ne sapevamo noi. Ma ti dà anche possibilità di scavare, no? Scavare su piccoli dettagli. Ho visto che oggi tirare fuori un dettaglio di storia può servire per squadernare una parte più grossa. No, la storia la renderei obbligatoria anche dopo le scuole, assolutamente anche dopo l'università. Beh, sai, una volta chi andava al Politecnico di Torino doveva fare un esame di italiano. E io, per chi va all'università, un esame di storia, al limite storia contemporanea, non è detto per forza storia medievale, che resta la mia passione,
Una storia di questo tipo la renderei obbligatoria in tutte le facoltà. Sì, oggi sento, ne saprai più tu di me, ma sento che si parla molto di questa public history. Secondo me potrebbe essere un modo, no? Potrebbe essere un modo, come dire, di scardinare un po' la storia dalla periodizzazione che abbiamo sempre consultato, no? Quindi una storia tanto che è globale e non europea, intanto che va per temi e non per stati e conquiste e vittime. E poi va a cercare le ripercussioni che importanti pagine di storia hanno ancora nel presente e poi svelare tanti buchi neri. Guardate che l'altra volta mi sono trovato per lavoro a discutere sulla statua di Cristoforo Colombo, no? Ah, che orrore, tirano giù la statua di Cristoforo Colombo. Beh, è un'occasione. Andiamo a vedere di nuovo cosa è successo quando noi siamo arrivati in America. Se è vero che la popolazione del Messico, non si chiamava Messico, la popolazione nativa che noi europei abbiamo trovato in Messico, quando siamo arrivati erano 21 milioni, 21 milioni di persone solo nell'area che oggi chiamiamo Messico, e dopo 20 anni ne erano rimaste 600.000, beh, qualche domanda possiamo porla. E non vuol dire che Cristoforo Colombo era un razzista, nazista, vuol dire che però abbiamo portato qualcosa che tra guerre, per poca roba, malattie e imperialismo è costata la vita a 20 milioni di persone solo nel Messico in soli 20 anni. Parliamone. Sì, magari ci facciamo una trasmissione intera, però, è Certo. perché sennò dobbiamo toccare tanti temi ed è lungo. Io, sai, di queste parole, di questi argomenti qua ne parlerei per ora, arriviamo fino alle 3 di notte, poi. Io penso che parlarne e senza, come dire, schemi, no? Ai miei tempi Senza schemi, sì. chi diceva che le colombiane del 92 erano una schifezza perché festeggiavamo l'imperialismo Yankee e tutte queste stupidate qua, e gli indios invece, non mettiamole in quei termini. Allora, il 92 era giusto fare festa, però è successo dell'altro. Parliamone senza schemi, senza dogmi, senza ideologie, senza bene e male e vediamo cosa è successo. Ah, sicuramente. Tu, a proposito di storia, il tuo libro, che io non ho finito di leggere colpevolmente, ma diciamo anche quando ci siamo sentiti per amore degli spettatori, di fatto ieri sera. Ieri, te l'ho mandato Beh, ieri sera, penso alle 10:30. sì, una roba del genere, sì. Io poi ovviamente alle 10:30 addormicchiavo, me ne sono accorta a mezzanotte e mezza, quindi non ce l'ho fatta oggettivamente a finirlo di leggere. Però come ti ho detto oggi, io guarda, la tua scrittura è giornalistica comunque anche in un libro perché è il tuo stile, ti sei formato così, Una è una lingua, è la lingua di Giovanni Mari. Il periodare semplice, non con 3.000 subordinate. Che, ecco, io comunque da insegnante, dipende che classi mi capitano il prossimo anno, potrei persino dire facciamolo leggere. Ti ringrazierei tanto, ovviamente. Ok. Pur se l'argomento è un po' ostico. Sì, io, guarda, non è stata una scelta quella di scriverla in giornalistichese. Oddio, è un po' più leggero rispetto al giornalistichese perché è meno su schemi. È stata una necessità, perché quel libro è un libro che io ho scritto in forma di romanzo, ma è un libro che parla soltanto di cose vere, certificate, documentate e cita tutti i nomi, personaggi, luoghi, oggetti veri. Io però non sono uno storico, Non ho fatto uno scoop mondiale. Mi sono accorto che c'era un piccolo pezzo della storia e della storia della Seconda Guerra Mondiale che non era noto ai più. Sicuramente qualche professore universitario di storia lo sapeva, sicuramente qualche iperincallito appassionato della caduta lo sapeva, ma le persone con cui ho parlato io, tutte, ne conosco purtroppo molte. Non sapevano che il cadavere di Hitler fosse dal
2 maggio 1945 nelle mani dei sovietici. Non sapevano che i sovietici avevano fatto sparire ogni notizia su questo corpo e non sapevano che nel 1970 all'improvviso Andropov, capo del KGB, ha da Brezhnev l'ordine di andare a prendere quel corpo e distruggerlo. E non sapevano che, secondo le mappe del KGB, in quel pezzo di terreno a Magdeburgo c'erano seppelliti non solo Hitler, sua moglie, è stata moglie per un giorno, Eva Braun, l'intera famiglia Goebbels, quindi lui, il famigerato ministro della propaganda, che noi giornalisti dobbiamo studiare sempre, perché il tasso di veleno che Goebbels ha instillato nei giornalisti, nei giornali, nella comunicazione in quegli anni lì è senza pari. Sua moglie Magda, una donna talmente legata al Führer da uccidere i suoi figli, i suoi 6 figli li sepolti, un generale, Hans Krebs, e i 2 cani. In quelle casse a Magdeburgo, secondo il cartiglio del KGB, ci sono questi 11 corpi e 2 cani. Visto che l'URSS sta ritirandosi dalla DDR, Brezhnev ordina che quei cadaveri devono essere tirati fuori, bruciati e dispersi. E racconto questa storia, non con fantasia, ma basandomi su un cartiglio del KGB che è noto da 15 anni, ma che è rimasto lì a veleggiare in qualche libro, in 2 o 3 righe, a veleggiare in qualche sito non pienamente istituzionale. E visto che io me l'ho sentito un po' uno stolto, perché mi ammanto di essere un appassionato di Seconda Guerra Mondiale, quando nel 2007 ho scoperto questa cosa, e poi con calma, sentendo le cose, trovando altri documenti, ho detto, ma diamine, ci sarà un libro? Beh, non c'era un libro, ho detto, scrivilo Giovanni, non scrivilo da storico, scrivilo da quello che sei, un giornalista, tu racconti quello che vedi, io non ero lì nel 70 Magdeburgo a vedere, ma grazie a quei documenti posso sforzarmi di raccontare con gli occhi sul posto grazie a quei documenti. Che poi tu hai citato Andropov che diventerà poi il successore di Brezhnev. Certo. Oltretutto, il famoso Andropov, anche lui morto di raffreddore. Morto di misterioso raffreddore, rimasto lì su un letto di morte per forse qualche giorno di troppo. E vabbè, la grande storia dei segretari dell'URSS è meravigliosa e quanto mai sconosciuta al grande pubblico, intendo dire. Cioè, non vale, i professori non valgono, quindi tu non vali. No. Ma nemmeno su Gorbaciov sappiamo tutto. Io ho avuto solo 2 contatti con Gorbaciov, ovviamente Gorbaciov non sa chi sono io, ma insomma gli ho potuto stringere la mano, no, una volta la mano, l'altra volta per telefono. La volta che mi ha toccato di più dentro di me era il G8, e quando il sabato c'è questa carica massacrante su persone sostanzialmente inermi davanti alla foce, davanti alla fiera a Genova, ci nascondiamo, no, cioè scappiamo con Giulietto Chiesa. Scappiamo. Io sono scappato quel giorno lì. Supera una scaletta con Giulietto Chiesa, lui che era già questa montagna di giornalismo, io ero ai primi passi, ha chiamato Gorbaciov e ha detto abbiamo sbagliato tutto. Eh sì, avevano sbagliato tutto, non noi però, noi avevamo detto che era un discorso da affrontare meglio. Senti, ti leggo due o tre cose, tanto ti salutano Bruno De Martinis, Enrica Gugliotta, Maurizio Natale, Flavia Menegatti, Giovanna Olivari. E poi una domanda Grazie. Prego. Una domanda di Maurizio Natale. Giorni fa ascoltavo Cirino Pomicino, che è secondo me un monumento alla memoria della Prima Repubblica. Ha 90 anni ed è di una lucidità pazzesca. Del quale non condivido nulla. Paragonato ai politici odierni, sembrava uno statista. Quella classe politica, nel bene e nel male, aveva 2 prerogative, oggi scomparse: il senso dello Stato e la scuola politica. Cirino Pomicino, sì, allora, quella stagione lì è finita come è finita, no?
quando una intera etnia politica si fa annientare, perché si è trattato di un annientamento, vuol dire che ha commesso enormi errori e non ha seminato nulla. Ma sì, ma certo, ragazzi, cioè, se sentiamo tutti i discorsi dei politici della Prima Repubblica sembrano una spanna più in alto, però ti dicono che parlavano in modo complesso per non farsi capire. Cirino Pomicino è stato testimone di grandi scandali e forse ha parlato poco. Cirino Pomicino è arrivato a noi più per il ballo che fa l'attore che lo interpreta nel Divo di Sorrentino che per le cose che ha fatto. Ce lo ricordi, Luca, l'hai visto quel momento? Non lo so, io quando dico che ne sapevano di più non voglio dire che ho nostalgia per quella classe politica. Io penso che anzi dovremmo forzare e dare spazio ai nostri giovani. Io e te siamo già fuori e non dobbiamo più far politica. Abbiamo perso il treno. Abbiamo perso però il treno. Io mi sono ritirato nel 2017. Ma hai fatto bene. Devono, tocca agli altri, tocca ai giovani, tocca ai nuovi. E è vero, i politici della Prima Repubblica ne sapevano di più. Erano migliori? Non possiamo dirlo. Era l'espressione di una società. Oggi la società, se votano in tutto il mondo, c'è un terzo della popolazione che vuole al governo, non parlo dell'Italia, che vuole al governo persone sprezzanti, che hanno la prima virtù per loro avere pelo sullo stomaco ed essere furbi e scaltri, no? Se vogliamo, sono le caratteristiche che erano anche nella Prima Repubblica, però erano vestiti meglio, erano più accorti, sicuramente tenevano meglio la cosa pubblica, ma attenzione, a spese nostre e dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché il debito pubblico non è nato come un fungo adesso con i vituperati Berlusconi, Monti, Renzi, chi tu vuoi, è nato prima. Il governo Craxi, tanto per non far nomi, è stato il primo governo a aumentare il debito. Per cui non me la sento. Il governo De Mita. De Mita che è ancora sindaco di Nusco a 92 anni. Io non me la sento di dare una patente di. Beh, no, di però essere sono i dati. No, sì. Ma non è questione di. Io non stavo esprimendo un giudizio di valore su Benedetto Craxi. Stavo dicendo che il governo Craxi di fatto ha prodotto debito. E quel debito si è e il governo De Mita lo stesso, e il governo Goria prima del governo De Mita lo stesso, e quei governi e il debito di quei governi si è moltiplicato. Ma sì, ma poi vedi, ad esempio, ormai l'hai buttata tu su questo piano qua, e ti devo venire dietro. Il governo Prodi, i governi Prodi, i primi due, sono stati governi piuttosto incespicanti, no? Hanno avuto tante difficoltà e hanno fatto tante fesserie, però una cosa buona l'hanno fatta, ha rimesso a posto i conti che erano arrivati da stagioni piuttosto drammatiche. Questa oggi è considerata una colpa, il fatto che Prodi nel 97 e nel 2006 abbia rimesso a posto conti distrutti dalla Prima Repubblica e dal primo governo Berlusconi è considerata una macchia. Prodi è considerato un pessimo governante, non per i grandi casini che hanno fatto i suoi governi, ma perché ha messo a posto i conti. E questo è un po' aberrante. Questo è un po' aberrante. Senti, torniamo al libro. Dacci 10 buone ragioni, no, 10 non sono troppo, 3 buone ragioni per comprarlo. Ma intanto, perché il primo punto è sempre la curiosità, è una storia nuova. Sapevate che nel 1970 delle spie russe sono andate a cercare il corpo di Hitler? Non lo sapevate, è un motivo per prenderlo. Il secondo motivo è: queste spie russe sono riuscite a trovare il cadavere di Hitler, bruciarlo e disperderlo? Non ve lo dico, ve lo andate a leggere, ed è il secondo motivo. Terzo motivo, penso che ognuno nel proprio piccolo debba dare un contributo alla memoria. E allora io non ho fatto questo libro per un motivo voyeurista, no? Non mi andava, non volevo parlare dei denti di Hitler, della mandibola di Goebbels, pensavo una cosa, se noi, perché vedete il corpo di Hitler era rimasto un po' nel limbo, o estinto nel nulla lì o scappato, no, ecco, il corpo di Hitler non era estinto nel maggio del 45, l'hanno bruciato nel 70, ma non esiste più.
La mortalità di un corpo corrisponde anche alla mortalità di un'ideologia e di quella nefasta del nazismo. Il fatto che quel corpo non esista più, secondo me, aumenta la demitizzazione di un'idea che purtroppo qualcuno sta ancora cullando, nella versione tedesca o nella versione italica. Quarto motivo, perché veramente è un libro terzo, no? Non è un racconto di fantasia, non è un saggio, è un romanzo storico a suo modo perché non è che usa altri personaggi per raccontare la storia grossa, proprio parla di quei personaggi lì. Il protagonista è Nikolaj Kovalenko, che è il capo della cellula del KGB, e questi parla con Andropov. E Andropov era il grigio dirigente sovietico che si pensa fosse? No, ad esempio ascoltava i Beatles. E quando il suo corrispondente nel mio libro gli racconta che i Beatles avrebbero chiuso da lì a qualche giorno, nel 1970 i Beatles smettono di fare dischi, Andropov chiede di sentire Let It Be. Solženicyn in quei giorni lì discute con Andropov perché non vuole andare in Svezia a prendere il Nobel, che poi infatti gli sarà dato dopo, perché ha paura che i russi non lo facciano più entrare. Quindi c'è un po' un racconto di quell'anno 1970 in cui paradossalmente finisce la seconda guerra mondiale perché si estingue il cadavere di Hitler, ma cosa c'è? Il Vietnam che è imperversa, l'America si è infilata in questa trappola del Vietnam che non finisce, che gli comporterà la prima sconfitta della storia, forse l'unica. C'è un Occidente in crisi perché tant'è la divisione della Germania pesa e quindi il libro comincia con il primo dialogo di pace tra Willy Brandt e Stop, il suo omologo della DDR, in cui Brandt comunque svetta in un panorama europeo ancora rimasto agganciato alla seconda guerra mondiale, alla guerra fredda. C'è un'Italia che inizia timidamente a fare i primi passi in autonomia, sganciandosi dal treno americano. C'è Gorbaciov che muove i primi passi ed è molto critico sull'operazione di Praga. Nel 68 i carri armati sono a Praga e nel 70 i russi buttano fuori dal partito Dubček e compagni e Gorbaciov è arrabbiato, così come Berlinguer, in un passaggio veloce nel libro, critica questo sistema qua. Per cui un intreccio tra Hitler, il suo corpo, la seconda guerra mondiale, la ricerca del cadavere di Hitler che dal 45 al 70 a oggi, come dimostra Claudio Nestas, non si è fermata, è un mondo che va avanti, un mondo che cambia. E poi non lo so, mi sono convinto che il 70 sia forse un anno di svolta in cui Beh, è 70 nato. è anche l'anno di Italia-Germania 4-3. La partita delle partite. Poi l'ho rivista recentemente, forse solo i supplementari sono una gran figata, i primi 90 minuti sono un po' lenti. E lì comincia questo, insomma, il passaggio del secolo breve, no? E quindi io, guarda, non lo so, prof, mi sono divertito tanto a scriverlo perché ho unito la passione per la ricerca storica. Ho passato le notti a scrivere anziché a vedere, boh, fatti venire in mente la fiction che vuoi in TV, e ho trovato forse anche, trovando questo hobby, un motivo in più per lavorare sodo. In libreria sta andando abbastanza bene, nel senso che non mi aspettavo che andasse così bene. So, purtroppo va meglio online, la vendita su Amazon va meglio che in libreria. Questo mi dispiace perché vuol dire che la gente ancora non esce. Però mi ha detto l'editore che l'importante è che i libri vadano, che girino Sì. e che Da chi scrive sono d'accordo. Allora, due o tre domande sul libro e poi passo alla palla ai nostri amici. Francesco Done, ieri sera era con noi. Ciao Giovanni, meritevolissima questa intrapresa, questa del libro. Un complimento. E lo ringrazio, Francesco. Daniele Cambiaso, che sarà da noi lunedì, interessante la riflessione su Goebbels e cosa sarebbe arrivato a fare disponendo dei mezzi di comunicazione odierni. Complimenti per la scelta di raccontare una parte davvero poco nota della biografia di Hitler. Leggerò il suo libro molto presto. Un caro saluto a entrambi. Entrambi chi? A Goebbels? Sì. Vabbè. No, su Goebbels è molto semplice la risposta. Goebbels oggi arriverebbe esattamente dove è arrivato nel 1945, ossia all'abisso. Goebbels nel 1945 convince milioni di tedeschi a battersi fino alla morte perché sarebbe arrivata la svolta fatta sia delle armi che
che non saranno mai arrivati, sia per un cambio di alleanze per cui gli americani avrebbero mollato i russi e si sarebbero messi con i nazisti. Goebbels porta al martirio l'intera città di Berlino e mezza Germania. Con che strumenti? Con i giornali, con la radio e con i volantini, gli strumenti che aveva allora. Oggi userebbe Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, sarebbe lì con una squadra, con la sua bestia e scaricherebbe odio e bugie tutto il giorno, quindi arriverebbe allo stesso risultato, trascinare al suicidio la gente, trascinare nell'aberrazione, nell'odio e nell'inferno la popolazione politica di suo riferimento. Ricorda un attimo il titolo del libro La casa editrice. Klausenerstrasse, si intitola, è un titolo difficile ma che è piaciuto all'editore perché è il luogo della sepoltura dei cadaveri di Hitler. Klausenerstrasse a Magdeburgo, un po' defilata nell'area residenziale, lì al numero 36, dove c'era una foresteria della terza armata sovietica, c'era, secondo le carte del KGB, la grande fossa dove c'erano Hitler, Eva Braun, Goebbels e i suoi figli. La casa editrice è la Minerva di Bologna. Beh, certo, lo dico perché sono interessato, ma è una grande casa editrice perché ha preso un novellino come me in fatto di romanzo storico, in fatto di romanzo, in fatto di narrativa, diciamo, e lo ha curato come se fosse un suo campione, senza nessuna differenza. Sono stato coccolato e quindi ne parlo estremamente bene. La Minerva ha un buon catalogo, anche su internet ha rinnovato il sito, vi invito ad andarla a vedere. Bigliazzi, Stefano Bigliazzi, una battuta, ma allora quando martedì ho scherzato su Hitler, vivo spiegando che sul teschio teneva il KGB, ho lanciato il libro, mi tocca comprarlo per vedere come è andata a finire. Beh, il teschio di Hitler, i frammenti del teschio di Hitler sono conservati a Mosca, e tra l'altro in una custodia per floppy disk, pensate. Però regna il mistero anche su quello, nel senso che i sovietici non ti hanno mai detto che quello sì davvero è la scheggia che Kovalenko ha preso a Magdeburgo o che Chukov ha preso a Berlino nel 1945. Vige il mistero, perché Stalin aveva detto che il corpo doveva sparire senza più farne voce e così i russi hanno fatto sostanzialmente fino a oggi. Sei mai stato nel Museo Archivio del Nazismo a Monaco? Sono andato al Museo Archivio del Monaco, sono andato a Berlino e devo dire che per una serie di ricerche che non ho fatto per Klausenerstrasse, ma ho fatto per un'altra cosa che ne parleremo più avanti, di tutt'altra natura, ho trovato i tedeschi incredibilmente disposti ad aiutare un italiano qualsiasi a fare ricerche sul nazismo. Bene, hanno spalancato le porte. Io mi sono chiesto se uno svizzero venisse a Roma a fare una ricerca sul fascismo, se trovasse tutte queste porte aperte. No, le troverebbe chiuse e quelle che troverebbe aperte le perderebbero in stanze che non contengono niente. Invece a Berlino e a Monaco ci sono degli archivi pieni di materiale nazista che i tedeschi mettono a disposizione di tutti, perché loro sì che hanno ragionato sul loro passato, loro sì che hanno elaborato molto più con senso di colpa, hanno elaborato razionalmente quello che gli è successo e hanno dato una lezione a tutti, ancorché oggi si dica che siano i nostri aguzzini. Gli italiani non hanno fatto nulla di tutto questo, senso di colpa mai, ma nemmeno nessuna elaborazione razionale di quello che era successo dal 22 al 45. Domenico. Ciao Giovanni, buonasera. Buonasera. Facendo un passo indietro, volevo chiederti qual è l'arma vincente per un giornalista per fare il salto dalla carta al web al giorno d'oggi? Ah, dalla carta al web. Due ingredienti diversi. Il primo ingrediente è aver bisogno di uno stipendio, perché se il giornalista ha lo stipendio sul web non ci va, se ne fotte. Il secondo invece è voler continuare a cercare la verità, poi magari non la trovi, però oggi ti accorgi drammaticamente che un pezzo su internet arriva molto più in là e quindi puoi fare molto più male o molto più bene se vai sul web. Devi superare un tuo ostacolo, capire che non è più la penna sola, ma hai bisogno anche di un microfono, di una videocamera, di una fotografia, ti devi abbassare a fare quello. Oggi il giornalista, specie di un certo livello, andare con una telecamera in giro piuttosto cerca un altro lavoro, piuttosto si fa assumere da un ministero. E invece
La ricetta è sempre quella, la notizia e la verità. Queste due cose si ottengono con le domande, fare domande. Fare domande bisogna uscire dalle redazioni e internet oggi ti può aiutare a uscire. Certo, non puoi uscire con i mezzi che avevi prima. Se sei seduto su una poltrona comoda, ti risulta difficile. Se ti metti in gioco, ti risulta facile. Mettersi in gioco alla fine è la vera ricetta del giornalismo, perché solo se ti metti in gioco cerchi notizie e verità attraverso le domande. Sembra un libro stampato. Grazie. Ok. Guido e poi Flavio per chiudere. Beh, innanzitutto è interessante l'argomento, anche perché è un argomento interessante, direi che pochi, anzi, quasi nessuno ci ha pensato. Ho sentito e si sono toccati vari temi e su alcune cose sono perfettamente d'accordo, su altre sono completamente non d'accordo. Per esempio, sul discorso del cadavere di Hitler, beh, non dimentichiamolo all'Operazione Odessa, che insomma ci hanno anche partecipato gli alleati, perché si sa che ci hanno partecipato anche gli alleati. E io poi, peraltro, a febbraio sono stato in un lungo viaggio in Patagonia, sono passato a Bariloche, che è famosa appunto in Argentina per essere la destinazione che hanno poi preso molti criminali nazisti. Infatti c'è proprio una chiesa in gotico baltico, si vede proprio che è proprio una chiesa, la cittadina, anche se oggi è molto moderna, quindi si fa fatica, ma nella parte vecchia si vede la componente proprio tedesca, proprio del Tirolo proprio. A conferma appunto, ma che non dimentichiamo secondo me che il KGB aveva tutto l'interesse a dare una locazione precisa alla distruzione del cadavere per dare la parola fine proprio al nazismo. Quindi si può prestare anche molto alla propaganda, io direi. E quindi è chiaro che i soggetti ci dicono: è lì, l'abbiamo preso, siamo sicuri, questi sono i frammenti. Infatti lo dicono e non lo dicono, lasciano un po' il dubbio, però a livello mediatico per tutti è lì, perché loro avevano l'interesse a mettere la parola fine, quindi è chiaro. L'altro tema invece, proprio completamente contrario, il famoso mantra che ormai si racconta, io su questo non ci credo, il debito pubblico. Questa qua è proprio la cosa che io non digerisco, perché io non credo assolutamente al debito pubblico. Il debito pubblico, infatti, scusate, da quando è che si parla di fondo salva stati? Da quando siamo entrati in Europa. Uno Stato non può fallire, uno Stato stampa moneta. Cioè, ragazzi, è inutile che ce la racconti. Uno Stato non fallisce, stampa moneta, potrà avere un'inflazione alta, ma adesso c'è il fondo salva stati, ma uno Stato per definizione non fallisce. Infatti se ne parla solo dal momento che siamo in Europa. Non dimentichiamo che l'intervista a, ora non mi viene il nome, un politico che ha 80 anni, ha spiegato che quando siamo entrati in Europa c'era la legge che ogni Stato che entrava in Europa doveva togliere i monopoli. Bene, l'abbiamo tolto il monopolio dell'acciaio, delle fonderie che avevamo Bagnoli, avevamo Taranto e avevamo Genova, che erano molto, molto importanti. Avevamo l'Enel, non li abbiamo tolti. Tedeschi e francesi non li hanno tolti. Ragazzi, Guarda, no, ce li siamo tolti noi. Ragazzi, abbiamo perso tutta come si chiama, non mi viene la siderurgia. Perché? Perché l'ha detto, dava fastidio alla Krupp tedesca. Questo è il tema. una risposta poi Flavio. Basta. Beh, ha toccato tre temi grossi. Allora, il problema del battere moneta è un problema che ha almeno 3 secoli di storia. I più grossi fallimenti di stati si sono causati in stati che hanno battuto moneta. Alle tue spalle c'hai una splendida bandiera di Cuba. La crisi cubana è cominciata quando Fidel ha cominciato a stampare pesos che non valevano più nulla, costringendo i cubani che avevano vinto una rivoluzione gloriosa a pagare in dollari, arricchendo il nemico che voleva invece farli fuori. Ma anche un embargo che li strozza, cioè non è che proprio è acqua calda. Il Marco ce l'hanno adesso, la crisi del debito di Cuba è avvenuta negli anni 70-80.
Di Odessa prima hai parlato? Sì, no, certo, Stalin ha fatto tutto per propaganda. Ha fatto propaganda di nascondere il cadavere di Hitler prima, per coprire anche l'arruolamento di alcuni gerarchi e tecnici ingegneri nazisti che si è messo a servizio nell'Unione Sovietica, così come facevano gli americani. E per propaganda ha deciso di non diffondere nel 70 che quel corpo l'avevano ammazzato. Forse Putin ha fatto uscire un po' di documenti per farsi propaganda anch'esso. L'acciaieria. Io ho seguito da vicino le vicende di Cornigliano, sono state vicende drammatiche e gli operai metalmeccanici di Cornigliano hanno dato una lezione un po' a tutta Italia perché hanno salvato il loro posto di lavoro nonostante non si produca più acciaio lì dentro. Non ci nascondiamo, l'acciaio non l'ha distrutto la Krupp. La Krupp sono stati i soliti furbi che hanno avuto vantaggio anche dalla crisi mondiale e anche dalla delocalizzazione. L'acciaio è stato distrutto perché si fa in Cina con ragazzini, si faceva, adesso hanno messo un po' meglio le cose, con ragazzini a piedi nudi che andavano a infornare l'alto forno. Però il battere moneta è un po' il discorso dei dazi, no? I dazi che tutelano le economie interne, non è così, basta fare un grafichetto e vedi che se tu alzi il dazio, alzi il debito, alzi il squilibrio della bilancia commerciale e favorisci gli effetti dumping di economie che sono sempre e ci sono sempre che stanno peggio di te. Ti consiglio chiamare il professor G.B. Pitaluga, che sarà criticabile in mille modi, ma lui queste cose qui ti fa un disegnino che non è opinabile. Ti fa vedere come cambiano le linee dei soldi se metti i dazi. Penso che abbia una risposta anche sul battere moneta. Io, quando sono stato in difficoltà finanziaria, ho fatto una scelta di priorità. Questo era prioritario, questo no. Oggi priorità sono tutte perché abbiamo tagliato tutto, ok? Quindi tutto quello che c'è è prioritario. Cioè, ci siamo d'accordo. Abbiamo visto la sanità, la tragedia della sanità pubblica e della sanità privata che non è stata all'altezza. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risparmiare? Non lo so, so solo che ogni volta che attingiamo al debito lo scaricheremo sui nostri figli. Oggi serve farlo perché ne veniamo da 6 mesi di crisi. Oggi serve farlo, è vitale farlo. Sì, a parte Allora, questo. scusa Guido, scusa se ti interrompo perché lui deve scappare. Sì. Volevo far intervenire Flavio, abbi pazienza, no? È una questione di. Poi vi lascio Buonasera i numeri di telefono. Giovanni, Ciao, buonasera. grazie per la partecipazione innanzitutto. Grazie a voi. Non ci conosciamo, ma ci siamo incontrati virtualmente. Sono Speriamo un contento. giorno di incontrarci nella realtà. Anche stasera però l'aneddoto ce l'ho. Anche io ho dato la mano a Gorbaciov. Ah, oh, ma dove vado a Genova? Quindi siamo in due. Quando venne a Genova, io ero nel consiglio d'amministrazione dell'università e il rettore Pontremoli fece questa festa per Gorbaciov e allora tutti sfilammo, quelli del consiglio d'amministrazione, dando la mano al compagno Gorbaciov. Quindi abbiamo questo in comune. Prego. Al Carlo Felice all'università. All'università. E allora no, io All'università. Ecco, quindi facciamo questa sfilata con il rettore, con Pontremoli, diceva il dottor Lazzarelli e la mano Gorbaciov. Quindi Benissimo. stasera, malgrado non ci si conosca, io tiro sempre fuori l'aneddoto con tutti i partecipanti. Quindi, e poi, ora, ci deve lasciare, quindi ci congediamo, l'abbiamo, come dire, preso sul lavoro. Però Il faccio chiudere la luna. costume è che l'ospite chiuda la serata, quindi Giovanni Mari chiude la serata. Parlare, parlare, parlare sempre va bene. Avete visto che abbiamo parlato dei cavoli miei, della propaganda che faccio sul libro che ho appena scritto, ma mi sono confrontato volentieri anche con Guido, perché se non si parla non si arriva da nessuna parte. Parlarsi, confrontarsi, studiare aiuta sempre e anche tra pochi amici, tra tanti amici, discutere, vedere, farsi pungolare, pungolare la curiosità. È così che si fa sempre meglio, si cresce ed è per questo che io mi sono sottoposto a questa cosa del prof Luca Valerio, lo ringrazio Di e Luca, di lascia Luca. perdere prof, perché Va ho sempre detto che qui non sono prof. bene, ma lo sei. E quindi sono contento e vi ringrazio e alla prossima. Grazie a Giovanni Mari, buona serata e buon lavoro.